Siamo qui con Luca Toro di Royal Time per il cerimoniale della capsula del tempo di Busto Arsizio. Cica, cosa ci possiamo aspettare dalla manifestazione di oggi? Sicuramente auspici e desideri per la Busto Arsizio del futuro che partono dalla componente più giovane. Abbiamo coinvolto i giovani, i bimbi dei centri estivi, abbiamo voluto dare un significativa espressione a questo progetto per la durata di 20 anni, quindi come ci immaginiamo la mobilità Busto Arsizio, la comunicazione nell'ambito dei social, nell'ambito anche dei rapporti della città, l'urbanistica, come ci muoveremo all'interno della città. Qui ci sono all'interno tutti questi auspici, questi desideri, ma abbiamo voluto rappresentare anche la parte storica, la tradizione di Busto, e allora abbiamo la famiglia Sinaghina con un pezzo del Carro di Carnevale, abbiamo tutto il lavoro espresso dalla SST Valle Olona, la provvidenza, le testimonianze dei più anziani, perché la memoria storica è una parte importante per sapere dove questa città potrà andare. E allora domani al Parco del Benessere, finalmente dopo un anno di progettazione, il Covid non ha fermato questo progetto e siamo stati fermamente coesi nel portarlo a termine. E quindi alle ore 12 del 2040 in via Mortara riapriremo lo scrigno dei desideri della città di Busto. Un messaggio per qualcuno che ci guarderà nel 2040? Assolutamente, è una città e sarà sempre il bello di vivere a Busto. Grazie mille. Per Sempione News, qui è tutto.